Benvenuti in questo video, sono Giovane95, siamo su Minecraft. Prima di andare avanti e mostrarvi questa struttura che ho realizzato, ci è voluto un po' perché l'ho stoppata per un attimo e poi l'ho ripresa più avanti. Infatti oggi l'ho completata, ho completato la parte bassa perché poi vedete la parte alta quando più avanti. Non adesso, adesso vedete solo la parte bassa. E vi ho fatto vedere prima la zona dell'end e delle scale. Le scale parte inferiore anche lì, perché ho fatto anche un po' di parte superiore. Però non ve l'ho mostrata perché la devo ancora completare, perché devo ancora alzarla di livello. Devo arrivare molto più in alto con le scale dell'end. E anche con le scale dell'over del nether, quindi ovviamente farò tutte le scale. Però ci vorrà un po' di tempo, dividerò le scale in due parti, parte bassa e parte alta. Inizialmente vi mostrerò la parte bassa, poi dopo naturalmente più avanti vi mostrerò anche la parte alta. Quindi quando l'avrò completata, perché la parte alta è, secondo me, molto più lunga e molto più, dura molto di più, quindi ci vuole più tempo. Quindi per questo ancora non ve la posso mostrare. Poi sono avanzato più nell'end in questi episodi, come avete visto negli scorsi episodi. Ho fatto un bel po' di episodi in land. Se siete curiosi, arriviamo a 100.000 iscritti e ve la posso mostrare. Perché se arriviamo a 100.000 iscritti divento famoso. E quindi, cioè, anche se perdo quella farm lì, non dovrebbe essere un problema, visto che almeno ho voi iscritti che mi seguite. Quindi dovreste guardare i video, dovreste fare le cose. Adesso cercherò di essere molto più veloce, molto meno esplicativo. Quindi basta chiacchierare, andiamo avanti. Allora, noi andiamo in questa direzione. Non è in quella direzione lì che c'è la farm di mob, non è in quella che c'è la farm di doppia farm di cactus. Vergognatevi, perché dovete guardare i video. E la farm di mucca, che sta con la parte lì, che poi andrò adesso ad accumulare altre pelle di mucca, perché se no non ho abbastanza mucca, pelle di mucca. Ti chiudi? Ok, perfetto. Non aprirò l'inventario, aspetta, fatemi vedere se apro l'inventario, ok. L'inventario è pulito, quindi non ho più niente in mano come avevo negli scorsi episodi. Secondo me sì, adesso non mi ricordo. E poi questa farm è qua. Questa farm, vabbè, questa stanza, questa zona per scendere e salire, scale dell'overworld. E le ho fatte qua. Le ho fatte qua, quindi adesso vediamo se la porta si apre bene, ok. Vi devo dire un'altra cosa, prima di far mostrarvi questa struttura, perché qua sono le scale interne con le scale esterne. Se si bugga il mondo, io potrei farci una nuova serie di partire da zero e rifarvi altri video. Magari aspetterò un po', perché mi sarò stufato di Minecraft, visto che mi ha cancellato il mondo. E aspetterò un po' e dopo riprenderò molto più avanti, perché sennò non ha senso giocare a Minecraft tutte le settimane senza fare progressi. Perché se mi cancellano i progressi, io come faccio ad andare avanti? Quindi se mi cancella il mondo, dovete dirmelo voi nei commenti se volete vedere un altro mondo di partire da zero e vedere le tue cose. Io ve lo dico adesso perché ci sono stati problemi di qualche bug, c'è stato e c'è ancora, perché io già la terza volta che sto provando a registrare questo video, perché una volta perché non è venuto bene il video perché ho fatto troppo intro, una seconda volta invece perché si è buggato, si è aperto, invece di aprire il menu degli effetti degli stati del mio personaggio, si è aperto il negozio di Minecraft, quindi ho dovuto riavviare tutto e quindi ho perso del tempo per niente. Quindi mi dispiace anche perché perderò un po' di tempo e non farò delle cose che mi servivano fare adesso, ma cercherò di fare tutto il prima possibile. Cercherò di non essere troppo veloce, perché se sono troppo veloce dopo mi stufo, perché faccio le cose di fretta e non mi piace fare le cose di fretta. Vabbè, allora queste sono scale in legno. Scale in legno, qui completamente in legno. Qui le scale sono fatte in legno, scale di pavimento fatte in legno, le pareti, solo la parte centrale, solo questa parte qua è fatta in legno, il resto è tutto in ciotoli e un po' di diorite. E ho fatto questo in legno, questi video vi dico subito che cercherò di essere molto più veloce e cercherò di velocizzarmi nelle spiegazioni, perché voglio essere meno noioso. Infatti se mi vedete più rapido a parlare, perché sto cercando di togliere meno parti morte. Quindi sto cercando di essere più veloce. E quindi mi raccomando, se notate che sto andando più veloce, fatemi i complimenti, cercate di essere più interattivo il canale, perché io sto cercando di farlo per voi. E fare le cose veloci a me non piace, io sono un tipo lento e quindi piace fare cose con la mia velocità. Quindi va bene, qua ho messo, beh, ogni fermata c'è una torcia, quindi non è un problema. Qui c'è una torcia, qui siamo sopra al portale, qui c'è il portale.
E qui vabbè, sono arrivato fino qua con l'altezza verso l'alto, poi arriverò anche molto più in alto. Adesso non so se fare l'altezza in legno o in ciottoli, perché i ciottoli sono i materiali che ho di più. Infatti per questo che avete visto nel land, nel Nether e nell'overworld più ciottoli che altro, perché i ciottoli sono quelli che ho di più, vado in maniera a scavarli e quindi ne ho di più. Per questo sto usando i ciottoli. E queste scale ho usato i ciottoli perché appunto devo fare, cioè ho trivellato verso il basso, quindi come se fosse una trivella grossa. E ho scavato verso il basso. Adesso si è un po' incantato il gioco. Ok. E vabbè, qua ho fatto una sosta di pavimento perché qua è la parte in basso e la parte in alto. Voglio fare tre stazioni precise in cui vado ad arrivare, cioè faccio le mie cose. E qua in basso, naturalmente, ci sono altre zone in cui fermarsi. Infatti, dopo vedrete una porta che vi farò vedere cosa c'è dentro. Qua c'è fuori perché siamo dentro le scale. E qui ho fatto le scale verso il basso. E quindi ci saranno varie fermate. Però le fermate saranno, ci sono tre principali che sono questa qua, quella in basso e quella sopra che devo ancora fare. Quella sopra devo ancora fare, quella sotto l'ho già fatta. E quelle altre invece saranno con questa piattaforma qua, la 4. Da 4 e le scale che arriveranno giù e arriveranno lì e, o su, se vado su naturalmente, però farò le scale, farò le piazzette in questo modo, non farò una piazzetta lunga per ogni zona in cui mi fermo, perché sennò diventa lunga e diventa impossibile. Quindi adesso ci andiamo e adesso scenderemo con queste scale qua, dopo a risalire risaliremo con le scalapioli, quindi farò quella. Adesso tutto qua è tutto in ciottoli, vedete? Tutto in ciottoli. Ho fatto una striscia di diorite per separare il legno dai ciottoli, che non so se farò anche sopra se farò ciottoli, oppure farò il legno se andrò su quel legno, ma non vorrei sprecare troppo legno, quindi forse lo faccio in ciottoli. Adesso devo vedere perché ci metterò un po'. Anche perché le scale del Nether e del Land le farò in ciottoli, quindi secondo me sarebbe più bello carino farlo tutto uguale, quindi farò anche le scale dell'Overworld in ciottoli. Adesso ci sto pensando perché vorrei usare il legno, però il legno non vorrei sprecarne troppo per fare delle scale, quindi già lo uso per fare le scale e il pavimento del legno. E non vorrei usarlo anche per le pareti, perché userei tanto legno, perché non so quanto arrivi in alto il mondo, quindi devo vedere. Magari mi vedete voi nei commenti quanto arriva alto, adesso mi informerò, magari farò qualcosa. Vabbè, comunque, senza spiegare troppo, scendiamo giù. Queste scale sono fatte, ogni stazione ha una torcia, in modo da illuminare le piazzette, perché sennò spawnano i zombie o i mostri, soprattutto i creeper qua sopra, e mi fanno esplodere la roba, quindi non va bene. Quindi adesso scendiamo giù tranquillamente, adesso andiamo più veloce perché sennò ci mettiamo 3 anni, perché le scale sono veramente lunghe, arrivo fino al basso e quindi fino al limite delle scale dove si può scendere, ma massimo si può scendere. Poi qua dentro ci sarà la porta, ecco vedete questa è la porta che come vi ho detto le porte saranno in stazione da 4 lastre, che ho fatto le lastre, e lastre per il pavimento e le scale per scendere, quindi ho risparmiato più materiale possibile in modo da sprecare meno legno possibile. Adesso ne ho tanto altro, però non voglio sprecarlo. Anche se ne ho tanto, non voglio sprecarlo. Questa è la porta che praticamente conduce a una miniera piena di da ancora da esplorare. Devo esplorare questa miniera per renderla completamente mia, perché tutte queste strutture, questa qua, tipo questa qua del legno, ho visto un mostro. Mi è sembrato di vedere qualcuno là in fondo. Speriamo che non venga qua. E soprattutto se è un creeper. Anche se comunque questa pietra forse non viene spaccata da creeper, non so. Non lo so, devo vedere, magari è resistente. Altrimenti la renderò mia come la fortezza dell'entrata del portale del land, come la land city, oppure le nuove stanze, nuove strutture che ci saranno in Minecraft, le trasformerò in mie, prenderò tutti i blocchi e le personalizzerò come mie, mettendo nuovi blocchi al posto di quelli che sono della struttura e rendendole mie. Quindi adesso non so se vi ho fatto capire bene, se avete altri dubbi me lo chiedete, io vi spiego ancora meglio nei commenti, però dovete, cioè, guardate il video per capire le cose. Poi ci scende ancora perché noi esattamente arriveremo fino in basso, arriveremo esattamente fino in basso, vedi quante scale che abbiamo fatto per scendere, infatti se facevo ogni stazione per ogni zona in cui scendere
Cioè, ci mettevo troppo tempo, cioè dopo cercavo un sacco di materiale per niente, quindi ho avuto le cose veloci, ho cercato di essere più veloce, qua ho fatto pavimento in legno, qua all'interno delle scale Pioli ci ho messo il pavimento in legno di abete, non in legno quercia come questo, perché ho voluto differenziarlo, non ho sprecato tanto materiale, quindi l'ho fatto in quel materiale lì, soprattutto non c'è lava intorno, quindi ho potuto fare il legno pavimento perché la lava non c'era, quindi... Per fortuna che non c'era, così ho potuto fare tutto in legno, il pavimento. Poi naturalmente il resto ho anche fatto in ciottoli. Qua vedi l'ingresso, il porticato è fatto in ciottoli con le torce che illuminano l'entrata. E qua ho fatto il retro di legno perché appunto volevo che continuasse il legno e ho voluto fare il legno, quindi ho fatto così. Poi... Qua ho fatto, qua, naturalmente qua devo ancora trasformare, vedi questo è un lungo passaggio perché io quando farò la stazione ferroviaria partirò da qua, partirò da un livello più alto, però partirò da lì e farò un ampliamento di spazio incredibile per fare la stazione dei vagonetti, del treno appunto. Volevo farla appunto grande, quindi ho voluto mettere questo ponte lunghissimo che porta in là, poi porta anche verso sinistra, perché così era distante dalla stazione, così io potevo alzare il deposito verso l'alto senza che intrecciassi qualsiasi costruzione che costruisco qua nelle scale, quindi ho voluto fare una distanza un po' lunghina, sono andato un po' più lontano, perché sennò diventava, si co coincidevano le cose, quindi ho dovuto spostarmi lontano, infatti vedete è molto lungo, poi farò anche la porta d'accesso che sarà con la redstone, perché devo essere sicuro, perché il magazzino lo farò qua, alla fine di questo corridoio c'è il magazzino, che non vi mostro adesso perché ancora non l'ho fatto, non l'ho completato, ho messo le chest, ho messo le cornici per ogni cesta per far vedere quella che è in quella cesta lì. Che poi non so se devo ampliare il deposito perché devo vedere quanta roba c'ho su nelle ceste da portare giù. Quindi ci vorrà un bel po' di tempo. Sprecherò un sacco di tempo, ma almeno metterò tutto a posto. Quindi questo passaggio lungo che porterà al deposito, che ci sarà la porta d'accesso che sarà di sicurezza, perché appunto devo mettere in sicurezza il deposito, perché deve essere il posto più sicuro, perché lì contengono tutta la mia roba importante, quindi... Devo mettere sicuro anche della roba meno importante, naturalmente anche la terra, i ciottoli, fino ai diamanti, dalle cose meno importanti alle cose più importanti. Quindi ho fatto un... Voglio mettere in sicurezza tutto, infatti quando metterò tutta la roba là dentro, dopo cercherò di decorarlo e farla tutta in sicurezza. Magari metterò prima in sicurezza, magari vedrò quanto materiale ho da mettere giù e vedrò di mettere tutto in sicurezza perché devo fare tutte le cose, devo anche ampliare verso l'alto il deposito, devo fare un sacco di cose. Quindi adesso vedrete, adesso stiamo scalando la scala Pioli come ho detto prima e vedete che arriviamo verso l'alto in poco tempo perché la scala Pioli ci mette un pochino meno, non tanto meno ma un pochino meno sicuramente. Ed è passato un giorno di Minecraft nel frattempo, quindi abbiamo passato un bel po' di tempo. Per farvi vedere questa nuova struttura, le porte sono fatte in betulla perché non fanno vedere niente cosa c'è dall'altra parte, infatti dobbiamo aprirle perché se no non vediamo niente. Le scale a piolle arrivano fino a qui, dopo farò anche verso l'alto ma per adesso voglio fermarmi lì. E niente, vabbè, questa è la porta, c'è l'ingresso, e adesso torniamo dentro, torniamo là, le scale avete vista, quindi la scala è parte bassa naturalmente perché poi farò vedere anche la parte alta ma più avanti. Spero di aver messo nel titolo parte bassa perché o comunque parte inferiore. Perché sennò se non vi metto nel titolo parte inferiore voi capite che le scale sono complete. E invece non sono complete perché c'è la parte superiore ancora da fare. Quindi ci vuole un po' di tempo. Adesso mangiamo qualcosa. Ok. Perfetto, addormiamo perché così almeno resettiamo la giornata, così dopo che ho fatto il video, dopo vado a fare i miei progetti, i nuovi futuri progetti che vedrete sul canale, su Minecraft, perché sto facendo su Minecraft adesso, in questi giorni sto facendo Minecraft, quindi va bene, dai, io spero che il video vi sia piaciuto, che abbiate visto tutto il video dall'inizio alla fine perché vi ho spiegato un po' di cose, vi ho fatto vedere un po' di cose, vi ho fatto vedere un sacco di cose e non mi sono fermato neanche un secondo, quindi ho cercato di essere veramente veloce. E cercherò di parlare un po' più basso, ma quando devo spiegare io sono molto alto, molto volume, quindi de devo parlare molto più alto.
Quindi spero che anche l'audio si sia sentito bene, che sia il mio audio che l'audio di gioco si sia sentito. Non so se l'audio di gioco perché ho abbassato un po' l'audio perché sennò era troppo alto e quindi non, magari avete sentito un po' meno l'audio di gioco. Però il video va bene così, magari cioè, altre volte mi ricorderò di alzare il volume dell'audio di gioco perché sennò non va bene perché se no sentite l'audio di gioco e non è brutto il video senza audio di gioco perché l'audio di gioco dà più sfondo al video e quindi va bene così. Quindi invito a un like se il video è piaciuto, un commento per la vostra opinione, iscrivetevi al canale, condividete e noi ci vediamo al prossimo video. A presto!